Ciao ragazzacci, io sono B25 e siamo qui di nuovo su Farming, di nuovo con queste cazze di balle. No di balle, di percorso per portare la paglia a casa. Allora, facciamo di nuovo il percorso. Non vorrei che avere il mezzo scarico non mi faccia poi al cursor play rilevare il trigger quando ci ripassa la seconda volta. Quindi fare il percorso con mezzo scarico crea qualche problema. Potrebbe essere questa una prima idea, però vediamo un po' quello che ne esce. Vediamo un po' quello che ne esce. Ovviamente io lo porto fin là, perché lì è... rifacciamo di nuovo un altro percorso. Vediamo quello che succede. Non c'entra niente questi. Io sto registrando tutto di seguito, quindi sono andato a guardare un tutorial. Potete mettere quale cazzo vi pare. Quindi iniziamo a usare questo percorso. No, ferma. Cancella questo qui. Facciamo inizio registrazione percorso. Noi diciamo che dobbiamo andare da questa parte, quindi lo portiamo su strada. Ricordatevi di non correre troppo, soprattutto durante le curve, perché quello è un casino. Quello è proprio un casino. Allora, facciamo tutta la strada, vediamo un po' quello che succede. Stiamo lontano da tutti questi scaricatori, perché non vorrei si attivassero all'improvviso. Ok, qua non si può scaricare, qua non dovrebbe vederlo come scaricamento. Ok, arriviamo fin qua. Diciamo che lui si deve fermare qui, perfetto. Poi gli diamo il comando marcia indietro. Ok, lui sta rilevando che ha marcia indietro. Arriva fin qua, gli diciamo scarica, lo faccio scaricare tutto quanto. Chi se ne frega, vediamo un po' se riesco a farglielo capire che questo è il punto di scaricamento. Non c'è bisogno neanche di mettere un set point, dovrebbe scaricare finché non è vuoto. Quindi dovrebbe capirlo da solo, però... ogni tanto faccio fatica io con sti cazzi di set point, trigger, cazzi vari che ci sono su Farming. Era meglio se facevano un altro sistema. Un sistema tipo, adesso mettiamo marcia avanti. Un sistema come? Un sistema di teletrasporto. Magari invece che farlo in mezzo che si vede che si muove, non lo fai. Calcoli quanto è la distanza, tipo in minuti. Dici, vabbè, per arrivare là ci vogliono tipo 5 secondi, 30 secondi. Facciamo che per 30 secondi sparisce e riappare direttamente là. Secondo me era meno realistico, però si poteva fare più funzionante. Arriviamo fin qua e diciamo, ok, qua ti fermi. Ok, sì, si ferma. Quindi salviamo questo qua come C16 scaricamento scarica paglia. Ok, così. Va bene. Quindi come si fa adesso? Si carica il C1642. Si carica il C16 scarica paglia. Si fa al punto più vicino. Vediamo un po' dov'è il punto più vicino. Si riosserva il risultato. Di solito col Supply funziona così. Bisogna fare delle prove, bisogna vedere dov'è che si impalla, dov'è che non funziona, cos'è che si impalla. E purtroppo è così il cosplay. È uno delle mod più potenti in assoluto, ve lo dico chiaro. Cioè, secondo me il cosplay dovrebbe ricevere dei soldi dalla farm, dalla Jans, per quello che fa. Perché veramente sostituisce gli operai in una maniera incredibile. È tanto di cappello. Ovviamente a volte c'ha dei problemi, però se la Jans togliesse dei soldi sicuramente quei problemi si potrebbero risolvere. Ma diciamo che la Jans a queste cose se ne fotte. Quindi facciamo il punto più vicino, usa percorso, lui si riattiva, solleva, raccoglie erba, no, speglilo nemmeno. Vediamo se questa cosa funziona. Intanto prendiamo l'altro verde. Con l'altro verde dobbiamo andare a scaricare la comia, che io chiamo sempre comia, ma qui c'è scritto Samp Rosenglow. Però se noi andiamo qui, comia, si chiama comia. Sampo Rosenlev sarà la marca. Non una marca famosissima, ma pur sempre una marca. Intanto guardate che bello l'Inspector. L'Inspector è qualcosa di incredibile, perché comunque ci permette di controllare tutti i mezzi, anche se non ci siamo in quel momento sopra. È secondo me uno delle mod più utili per chi gioca in single player. Ma anche in multiplayer secondo me è utile, perché comunque vedi quale giocatore non ha, per esempio, uno che sta trebbiando, vedi che è carico, tu ci arrivi prima che lui ti scrive qualcosa. Però in multigiocatore, diciamo che il giocatore può scrivere, può scriverti un messaggio di chat, può fare tante belle cose. E invece in single player la mod non è che ti scrive niente. Quindi scarichiamolo tutto scaricato, ritorniamo su quello della paglia. Qua funziona tranquillamente, a dovere. Vediamo un po' adesso qua quanto ci vuole, se funziona soprattutto, se funziona, perché la vedo dura, la vedo. Peraltro non so come disattivare quella... quella, come si chiama, che in pratica la mod va verso la fine. Non andare verso la fine, cioè vai subito di là, mostra i punti di passaggio, ci sarà magari un qualcosa da fare, queste cose qua. Però non riesco a capire dov'è e dove non è.
Cioè, magari c'è un pulsantino da fare, da cambiare, per non farlo arrivare alla fine del percorso. Perché lui adesso da qua, che fa? Va, prende, ferma all'ultimo punto. No, non ti fermare. Pratica da qui, adesso che si riempie, va verso la fine del percorso. Non c'è bisogno, già lì vai direttamente lì. Però, calmiamoci, calmiamoci. Questa cosa poi la penseremo dopo come cambiarla. Anzi, qualcuno lo sa, me lo scrive sotto nei commenti. Grazie. Tanto so chi è che me lo scrive. Di solito su Farming è sempre Mister Corbo 91. Ciao Corbo. Corbo, sì, chiamiamolo Corbo. Non so perché si chiama Corbo. Però sarà il cognome, magari si chiamerà Corbonello. Ma non lo so come si chiama comunque. E va bene. Lui mi lascia un sacco di link utili e grazie. Anche su Euro Truck Simulator me li lascia. Allora, vediamo un po'. Siamo all'80%, siamo. Dovrebbe arrivare fino alla fine. Quindi arriva fin qua, si carica. Peraltro potevano farlo che si riempiva anche un pochino di più. Anche graficamente si vedeva meglio. Anche se poi magari qualcosa cadeva, ma qualcosa non cadeva nemmeno. Cioè, va bene che lì è aperto, però diciamo che la paglia poi si fa tipo un cuscino e non fa cadere più niente. Abbassa qui che ti raccogli qualcos'altro. Lascia tutto abbassato, non stare lì a alzare, a spegnere. Purtroppo qui quando fa manovra fa sempre un po' di casino, però chi se ne frega. Tanto lasciarla lì o prenderne un pochino è meglio che prenderne un pochino, che poi pochino non è, perché comunque ne raccogliamo un bel po'. Vediamo se questa cosa adesso funziona, perché siamo al 97, 98, 99 e 100. Lui ci ferma. Ok, va verso la fine del percorso. Non so come cazzo cambiare sta cosa, perché comunque potrebbe creare problemi con la comia, dato che è lì. Però le vie del Signore sono infinite, come dire. Quindi lui arriva fin qua, si ferma a quella parte lì. Non so veramente, cioè, invece di andare lì, vai direttamente dall'altra parte. Vabbè, no, non mi chiedete perché. Adesso qui arriverà al massimo della velocità, perché le velocità sono sempre quelle dell'ultima volta, molto forti. E va bene, sono forti, ma chi se ne frega. Velocità di sterzata, mettiamola a 15 per il momento. Mettiamola a 15 così va un po' più veloce a girare, se no si addormenta, sta altro rincoglionito. 15 anche perché poi quando se no va a fare il giro intorno al campo si potrebbe creare del problema. Qui perché stai andando a 26? Perché sta andando a 26 qua? Velocità su strada, velocità su campo. Ma la sta sballando. Vogliamo andare un po' più velocemente, gentilmente? Vabbè, anche 26 ci accontentiamo. Non so perché sta andando a 26. Io ci ho messo 43. Velocità massima. Ok, mettiamo velocità massima e se la vede lui. Ok, perfetto. Anche se lì potrebbe crearsi del problema. Però meglio che si crei del problema che cazzi cazzi. Quindi a lui arriva fin qua. Si, adesso frena. Ok, piano piano. Come da registrazione, va, che sennò qui ti impazzisci tu. Vabbè, tanto ormai qua va quanto gli pare a lui, va. Ogni tanto state attenti con le velocità perché potrebbero crearsi dei problemi. Quindi scarico BGA, velocità come da registrazione è meglio, velocità sul campo 43 ci può stare. Lui dovrebbe arrivare fin qua. Fammi un po' vedere tutto il percorso. Arriva fin qua. Lasciate perdere che non è per. No, 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 non riesco proprio a farlo. Guardate lì, non mi registra la marcia indietro, non mi registra. Non ho capito perché. Ferma, fermo, fermo. Perché non mi registra la marcia indietro? Eppure la marcia indietro si fa così. Se tu vai avanti. Ok, poi fai. Marcia indietro, te lo registra al contrario. Ok, poi fai marcia avanti e te lo registra di nuovo marcia avanti. Eppure lì non me lo fa. Ok, vediamo un po' se è vero. Ferma registrazione. Allora, marcia avanti, marcia indietro. Non mi chiedete perché non funziona la marcia indietro quando arrivo qui. Quando arrivo qui, in pratica è come se lui perdesse la marcia indietro. Eppure io gliel'ho data il pulsante marcia indietro, Quindi non è che potete dire non gli hai messo questo, non gli hai messo quello. Non riesco proprio a farlo. È già la seconda puntata che perdiamo. Che cazzo? È la seconda puntata che perdiamo qui dietro sto cazzo di coso. No, aspetta, aspetta, che qua siamo entrati male. Fai scarica. Sta scaricando al punto giusto. Sì, sta scaricando. Come vedete già abbiamo 45.000 di paglia. Che non è mai cosa cattiva. Anzi, è una cosa abbastanza buona. Però non è mai tanta, la pagano sempre poco, però meglio poco che niente, come dico sempre io. Peraltro ci dovrebbe essere un listino prezzi, eh. Fammi vedere, paglia la pagano 0,04, la pagano niente, la pagano. Mi conviene neanche sprecare tutto sto tempo. Ma intanto è meglio farla, sì, dai. Allora, poi fammi vedere un po', fammi vedere un po'. Devo fare. Scarico paglia, non ho capito perché. Fammelo vedere, perché non me l'ha preso? Vedete qua, non me l'ha preso proprio, non me l'ha preso. Non mi prende la retromarcia. Boh. 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 No, non lo so,
Mi lascia più perplesso che altro. Perché non mi prenderà? No, combinato insieme. Ah, ok. Cancella tutto, carica solo questo. Dico, che cazzo è successo? Non riesco a farglielo vedere. Tanto andiamo con questo qui a scaricare la commia, se no si ferma. Si è fermato. Si è fermato, non c'è niente da fare. Si è fermata, maledizione. Non riesco veramente a uscirne fuori. Eppure il tutorial che ho visto, ne ho visto un altro, ma metti che non mi ricordo. Non mi ricordo sta minchia, però non posso sempre non ricordarmi le cose. Cioè, è così, non prende la marcia indietro. Magari sto sbagliando qualcosa io, o magari non metto un set point, ma un wait point, no set point. Non lo so, sono veramente. Di solito a me le cose mi riescono su un computer, soprattutto sono più bravo con computer che con gli esseri umani. Però niente, no, non c'è niente da fare. Sta cosa qui con me non vuole funzionare. E vabbè, non funziona, che cazzo mi devo dire? Me la faccio a mano, me la faccio. Cioè, continuo a raccogliere le cose a mano, poi quando si riempie, cioè la porto io a scaricare. Eppure una cosa non mi piace proprio. Cioè, ci deve essere un sistema, ci deve proprio essere. Cazzolino. Eppure sapete che faccio? Io mi fermo qui, anzi lo avvio la registrazione, qua dove cazzo l'avevo lasciato. Che poi è un casino sempre trovarlo sto coso, Non sembra mica così facile trovare il punto dove l'ho lasciato. Fammi vedere, da questa parte deve essere. Quindi o di qua o di là sarà da qualche parte. Me li rifaccio offline. Off camera, ovviamente, offline, ovviamente sono offline, però me li faccio off camera. Vedo di trovare una soluzione perché non riesco a capire perché non mi prende quella retromarcia. Non riesco proprio a fargliela prendere. È più forte di me, è più forte, è una cosa più forte di me, non so perché. Tu intanto vai qui e mettiti qua, fai usa percorso al punto più vicino. Vai, divertiti. Noi ci vediamo nelle prossime puntate, sempre qui su Farming Simulator 15. Vi ricordo che il link di questa mappa la trovate in descrizione. Ciao!